Ciao ragazzi, bentornati. Appuntamento di oggi della cucina per tutti in pillole è il burro fatto in casa. Come vedete io ho solo due ingredienti. Qui nella boule ho messo un litro di panna fresca, quella che troviamo nel banco frigo, e il sale. Il primo procedimento da fare sarà quello di andare a mettere nella planetaria, di andare a mettere il gancio a frusta. Ho chiuso la planetaria, per ora il sale lo lasciamo da parte. Lo andremo ad inserire solo quando la panna sta cominciando a montarsi. Quindi accendo la macchina a velocità 2. Lasciamo andare la planetaria e la frusta per qualche minuto. Quando ci accorgiamo che la panna sta cominciando a montarsi, possiamo inserire il sale. Come vedete, ho appena spento la macchina, si è creata questa sorta di spuma ed è proprio ora che vado a inserire una presa di sale, non di più. Ho richiuso la macchina, sempre velocità 2. Ora ragazzi, come vedete, la panna è ben montata, ma a noi ci serve il burro, quindi dobbiamo continuare a sbattere la panna con la frusta finché ci accorgiamo che la parte solida va da una parte e la parte liquida da un'altra. La parte liquida sarà il latticello e la parte solida ovviamente il burro. Ci vorranno altri 10 minuti circa. Il sale che abbiamo utilizzato ci permetterà in maniera più facile di fare impazzire la panna. Aspettiamo ancora qualche minuto fino a quando vediamo che la parte solida e la parte liquida, come abbiamo detto, si sono venute a creare. Ci siamo! Ho spento ora la macchina. La andiamo ad aprire e guardate, magicamente abbiamo creato il burro. Come vedete sotto sta colando il latticello, si è depositato sul fondo. Tutto questo che noi vediamo, cioè tutta questa parte solida, altro non è che il burro. Mi trasferisco sul tavolo così andiamo a scolare il burro appena creato. Come vedete ragazzi, con l'aiuto di un cucchiaio sto andando a prelevare il burro dalla boule e lo sto mettendo su un colino. Sotto il colino abbiamo una vaschettina di plastica, ci servirà per andare a recuperare il latticello che useremo per altre preparazioni. Ho trasferito dalla boule tutto il latticello all'interno della vaschetta e il burro lo lasciamo scolare per circa una mezz'ora. Siamo finalmente giunti al termine della preparazione, il burro ha perso tutto il latticello e io lo sto andando a mettere in un piatto pronto per essere riposto in frigorifero. Possiamo utilizzarlo quindi per tutte le preparazioni che vogliamo, dolci e salate. Quindi da pillole della cucina per tutti, ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao ragazzi!